te, Giorgio. Allora, sentite, io intanto ringrazio Giorgio di avermi invitato e ringrazio voi di avere la pazienza di ascoltarmi un momento. Io vorrei fare un po' la parte del rompiscatole. Diceva il professore prima che bisogna avere le basi, io vorrei, sono sotto le basi, perché sono un manovale della medicina e non sono un esperto di nulla. Quindi non vi faccio una lezione, non sono qui a farvi lezioni, a parlarvi, ma a parlare con voi per cercare di capire cosa veramente possiamo tirare fuori da quella trappola che abbiamo comperato. E guardate che è un bel giochino, ma se non lo sappiamo usare bene è solo una perdita di tempo. E quando tu ti trovi lì con un paziente davanti, non puoi raccontargli la storia della rava, della fava. Lui vuol sapere se tu hai qualche nozione che possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. Io parlavo prima anche con Giorgio, avrei anche una piccola proposta da fare a voi. Purtroppo non ci conosciamo molto bene, almeno io non conosco molti di voi. Ma penso che potrebbe essere una buona idea per il futuro. Ho detto a Giorgio, perché non facciamo un gruppo su WhatsApp, ben fatto, in cui chi di noi ha un bel caso che ha risolto, un dubbio, una qualsiasi cosa possa metterla su questo gruppo e chi poi lo legge potrà dare la sua risposta in qualsiasi momento. Guardate, io ne ho esperienza perché faccio parte di un'altra società. Ed è veramente bello, si riesce a imparare di più a volte da queste cose, anche questa tecnologia che ci può aiutare, che non da tantissimi corsi e lezioni dove ognuno fa la sua bella lezione, ma poi tradotto in pratica, se tu non la porti via, non riesci ad avere il beneficio che potremmo averne. Quindi io farei questo gruppo, se sarà possibile, e poi vediamo cosa ne salta fuori. Io adesso mi viene in mente così una definizione un po' altisonante, ma il gruppo di quelli che fanno medicina quantistica, nutrizionale e regolatoria. Non sarebbe male, anche perché tutto questo marasma di gente che ormai, io penso di essere, fanno veramente tutti la nutrizione adesso, anche i parroci, non solo i farmacisti. E quindi magari essere parte di una società, sarebbe bello, insomma, pensaci Giorgio, quello che si potrebbe fare. A chi dà la sua Allora opinione, io sono d'accordo. questa è la propostina che vi ho fatto. Io ieri sera ho messo giù due, ho detto, nell'andare là a parlare con i colleghi, gli amici a Milano, vorrei, proprio per non fare lezioni, anche perché abbiamo, per fortuna ci sono persone come il professor Spaggiari che sono in grado di farcele. Noi non possiamo fare, cioè io non posso farvi lezioni, io posso soltanto dirvi, ma come possiamo fare a trarre il massimo da questo strumento che abbiamo acquistato. E a parte la proposta che vi ho fatto prima, mi è venuta in mente un'altra cosa. Mi è venuta in mente, voi sapete cos'è la memoria proattiva? Allora, la memoria proattiva è quella cosa che quando tu sei lì davanti al paziente, che magari vedi, leggi un dato, ascolti un qualcosa nella sua anamnesi, nelle sue problematiche, ti permette di collegare le varie nozioni che hai acquisito per renderle fruibili al momento. Ti faccio una domanda, tu mi dici, ah, non è... poi ti dico la risposta, ah, è che lo sapevo, ma non lo sai. Cioè, la memoria proattiva è quella cosa che ti permette di dire, al momento in cui uno ne ha bisogno, le informazioni ce le ho e quindi le posso usare per fare il mio lavoro. Guardate che altrimenti fare un test a una persona come l'S-Drive, e dare veramente qualche informazione decente a un paziente richiede minimo un'ora. E poi non te la cavi neanche con un'ora. E poi se non stai attento dici un sacco di stupidaggine che poi devi andare a cercare di capire. E qui mi fermo, se no le cose vanno. No, l'ultima cosa voglio dirvi, sempre tornando al discorso che faceva il professore prima, guardate che noi abbiamo una responsabilità enorme. Perché se non siamo noi che formiamo la mentalità, che formiamo il costume sociale, che formiamo che diamo delle direttive alla società, chi è che dovrebbe darle? Quindi quello che noi facciamo ha un carattere sociale importantissimo, secondo me, ed è
per questo che credo che veramente valga la pena di fare di tutto per diventare sempre più bravi, visto che abbiamo fatto questa scelta di abbracciare questa. Non è la fisica quantistica che aiuta noi o la medicina, siamo noi che cerchiamo di capire come attraverso la fisica possiamo essere utili ai nostri pazienti. Allora, a proposito di memoria proattiva, mi è venuto in mente che una delle pagine del test, del report, dell'S-Drive, è la pagina 10. Ecco, perché uno dice la pagina 10 è una pagina come tutte le altre, mi pare. A pagina 10 c'è sempre una bella torta che fa riferimento agli acidi grassi. Avete presente? Allora mi sono detto, ma potrebbe sembrare una pagina che non, come tutte le altre, che serve veramente a ben poco o quasi a poco. Invece questa pagina qui potrebbe diventare fondamentale. Io vi butto lì quello che penso io, naturalmente poi sarete voi stessi a giudicare se vale la pena di crederci oppure no. Perché questa pagina qui fa riferimento alla lipidomica. Allora voi vi ricordate che mi pare che è stato a Bologna, a Giorgio, che c'era, adesso non mi ricordo più chi l'aveva fatto, una bella lezione sui processi infiammatori, sull'infiammazione e sull'utilità eventualmente di utilizzare per combattere, contrastare questi processi infiammatori la vitamina C e non solo, anche il sale e compagnia bella. E là ci fu detto a Bologna, in maniera molto, molto pertinente, molto penetrante, che l'infiammazione riguarda un certo numero di cellule. Vi ricordo, non so chi è che c'era, dal macrofago alle piastrine, alle cellule endoteliali, alle mastcellule, alle cellule cromaffine e financo alle plasmacellule. E lui diceva a questo prof che insomma a un certo punto queste cellule vengono coinvolte nei processi infiammatori e vanno a scaricare tutti gli effetti nocivi del loro coinvolgimento su che cosa? Sul globulo rosso. Il globulo rosso perde la capacità di recepire il glucosio e di rilasciare l'ossigeno. Ma non perde solo questa capacità, perde anche la capacità di deformarsi. E quindi lui ci faceva capire come l'infiammazione in questo caso era alla base di una miriade di problematiche. Voi capite cosa succede quando un globulo rosso non si deforma? Io mi ricordo che 10 anni fa eravamo andati a Francoforte a fare una visita lì in una clinica dove facevano la terapia elettromagnetica. E ci avevano fatto vedere, appena arrivati, un esame al microscopio in campo oscuro. Ma tu arrivi lì, ti fanno un prelievo, cioè se sei fumatore ancora di più vale questa cosa, e mettono subito il tuo sangue su un vetrino e lo analizzano con il microscopio. E credetemi, avete presente le pile di soldi? Quei soldini che ci regalavano a voi no, per i più giovani, ma quando eravamo piccoli a Santa Lucia ci davano delle pile di soldini di cioccolato. I globuli rossi erano così, tantissime pile così, come volete che faccia una pila a passare in un capillare piccolissimo? Si facevano 8 minuti di terapia magnetica, rifacevi il prelievo e tu vedevi tutte queste cose sparse dappertutto. Adesso, sapendo che anche l'infiammazione, o che è l'infiammazione che fa queste cose, voi capite quanto sia importante questo discorso qua. E lui diceva, questo nostro collega, guardate che è fondamentale combattere l'infiammazione, perché noi combattendo l'infiammazione ridiamo ossigeno e circolazione ai tessuti. Non solo blocchiamo gli HIF, i famosi fattori di trascrizione che vanno a creare veramente un sacco di problemi, e anzi facilitiamo la produzione di altre sostanze come le TET, quelle famose cose che favoriscono la metilazione del DNA, cioè tutta una serie di cose molto molto importanti. E io però, quando ho sentito queste cose, ho detto vabbè, allora diamo un po' di vitamina C a tutti, siamo a posto. Ma credete che funzioni così?
Anche perché l'amico non ci ha detto, ha detto, metti una parte di verità, ma non tutta, non ci ha parlato del fatto che noi siamo fatti di cellule. E siccome siamo fatti di cellule che hanno una parete. E la parete delle cellule, a quanto pare, è fondamentale per il nostro benessere. Ecco perché la lipidomica, secondo me, è una delle pagine più importanti di questo report. Se noi non riusciamo a cavarci fuori qualcosa di buono, siamo fregati. Abbiamo fatto per certi versi una spesa inutile, oppure scavalchiamo una pagina di questo report che potrebbe essere fondamentale per poter curare i nostri pazienti. E adesso io come faccio a dirvi perché secondo me è fondamentale questa pagina? Vi dico solo questo, che io ho fatto lipidomica per anni e ho centinaia di pazienti che ho sottoposto a questo tipo di test. E adesso sto provando a confrontare quei test che ho fatto a suo tempo con questo nuovo test che ci dà l'S-Drive e vediamo cosa salterà fuori un po' alla volta. E spero che in giornata possa dirvi quello che l'idea che mi sono fatta io su come leggere questa pagina, questa torta. Perché è fondamentale sapere, secondo me, tirarci fuori qualcosa che ci permette poi di dare dei consigli abbastanza giusti, abbastanza validi per poter arrivare da qualche parte. Ah, funziona anche questo. Allora. Adesso io non vi voglio tediare, ma vorrei provare a dirvi due parole su quello che riguarda quella, appunto, che cos'è che viene fuori da quella torta che c'è a pagina 10. Viene fuori che ci sono degli acidi grassi che sono importanti per la nostra vita, per la nostra salute. Vi ricordate tutti cosa sono gli acidi grassi, no? Però è importante sottolinearlo, secondo me, perché altrimenti non riusciamo a capire poi perché è fondamentale questo tipo di cosa. Sono queste catene idrogeno carbonate. Sono catene idrogeno carbonate che hanno soltanto una parte che riesce a stare un po' a contatto con l'acqua, di cui parlava il professor Spaggiari, che è la catena carbossilica, che quando questa catena carbossilica è legata ad altre sostanze, come potrebbe essere per esempio il glicerolo, la sarina, la colina, viene a formarsi quelli che sono i fosfolipidi. Questi fosfolipidi voi sapete che sono i componenti di che cosa? Della membrana cellulare. Allora, mi viene in mente, me lo sono scritto ieri sera, di ricordarci l'importanza che c'è fra un acido grasso saturo. Tutti sappiamo cosa vuol dire un acido grasso saturo, vero? Vuol dire che non ci sono doppi legami. Vuol dire che ogni atomo di carbonio è legato con un atomo di idrogeno o di un altro atomo. Non si devono mettere in società degli elettroni. Ma non tutti gli acidi sono fatti alla stessa maniera. Ci sono degli acidi grassi che noi chiamiamo saturi, sono gli acidi grassi che sono chiamati monoinsaturi e quelli poliinsaturi. Sono degli acidi grassi che sono chiamati cis, e sono acidi grassi che sono chiamati trans. Sembrano parole vuote, ma sono parole invece importantissime, perché poi lì vengono fuori degli acidi grassi che noi dovremmo cercare di capire perché è importante sapere che esistono nella membrana cellulare. Tutti gli acidi grassi nascono nella conformazione, diciamo così, trans, cioè lineari. Per essere trasformati nella conformazione cis c'è bisogno di energia, quindi normalmente un acido grasso resterebbe nella conformazione trans, dobbiamo impiegare energia per trasformarlo nella conformazione cis. Qual è la differenza fra l'acido grasso trans e saturo e quella cis? L'acido grasso saturo è come un cerino, due cerini messi di fianco, no? Hanno una testa che è il terminale carbossilico e tutta la coda idrogeno carbonata che è diritta. Sembrano banalità, ma sono veramente cose importanti alla fine. Queste code diritte, se le mettiamo vicine, specialmente se c'è l'acqua, tendono a stare attaccate insieme. Sapete perché? Perché sono delle forze addirittura gravitazionali. Ci spiegherà il professore cosa sono, io non lo so. Comunque sono queste forze di Van der Waal che tengono vicini gli uni agli altri questi acidi grassi. E questo uno dice che me ne frega a me delle forze di Van der Waal, invece sono importanti perché sono quelle che permettono alla membrana cellulare di esistere.
se no come farebbero a stare insieme? Ok? Allora, l'acido grasso saturo è dritto come un cerino e attraverso le forze di Van der Waal resta a contatto con quelli vicini. Quando l'acido grasso è cis, succede un qualcosa di particolare per cui vengono rubati due elettroni, per cui il carbonio e l'idrogeno sono obbligati a mettere in società due elettroni, per cui rimanendo dalla stessa parte questo fenomeno, l'acido grasso si storta. Se diventa storto, diventa più o meno saturo. E sapete, ci sono gli omega 9, gli omega 6, gli omega 3, gli omega 7, non sappiamo a cosa servono. Sapete cosa vuol dire omega qualcosa? Vi ricordate? Perché si chiama omega 9? L'acido oleico che c'è lì presente è l'omega 9. Perché si chiama omega 9? Se l'alfa è l'omega, no? L'alfa è il primo atomo di carbonio e l'omega è l'ultimo. Omega 9 vuol dire che a partire dall'ultimo atomo di carbonio dell'acido grasso, tornando indietro, arrivi a contare fino a 9 e lì c'è il doppio legame. Questo è l'acido oleico, per esempio. Sembrano cose banali, ma non lo sono. Perché? Perché tradotto in poche parole, la nostra vita, la nostra salute, la nostra capacità di gestire a monte, non con la vitamina C soltanto, ma anche con altri strumenti prima di gestire l'infiammazione, dipende dalla composizione della membrana cellulare. Voi sapete cos'è la temperatura di fusione? La temperatura di fusione di un acido grasso è quella che ti dice che un acido grasso passa dallo stato solido a quello liquido. Anche questo uno dice, ma a me non me ne frega perché poi in studio non. E invece sono cose molto importanti perché certo ci vorrebbe il tempo, ci vorrebbe una mezz'ora, ci vorrebbe tempo, Giorgio, per spiegare queste cose. Faremo una lezione su Dovresti questo. farlo ogni cosa. Comunque, temperatura di fusione è una cosa importantissima, perché ti dice che, per esempio, non so, l'acido steatico normalmente ha una temperatura che ha un acido a 18 atomi di carbonio, saturo, ha una temperatura di fusione a 69 gradi. Cioè, a 69 gradi, da solido diventa liquido. Se tu a questo acido lo prendi, gli metti tre doppi legami, lo fai diventare l'acido alfa-linolenico, che è il precursore dell'omega 3, la sua temperatura di fusione crolla a meno 11. Questo cosa vuol dire? Noi non andiamo da queste variazioni di temperatura da 70 a meno 11, non siamo omeotermi, ma questa capacità, questo diverso comportamento dell'acido grasso in natura ci dice e ci parla di una cosa fondamentale per la nostra vita, per le nostre vite, che è la fluidità. Lì mi deve dire ancora altre cose, però è meglio qua davanti, se no non riesco a dirvi tutto quello che voglio dirvi. Allora, questi acidi grassi sono importantissimi perché, come abbiamo detto prima, un'altra cosa che voglio dirvi. Gli acidi grassi hanno varie funzioni, quelli che sono segnati lì. Allora, la prima funzione è quella di fungere da carburante per le nostre vite. Voi sapete che bruciare un grammo di grasso, noi otteniamo il doppio dalle calorie che avremmo bruciando un grammo di proteine o di zuccheri. Quindi è una fonte fondamentale, e infatti il cuore e i muscoli bruciano i grassi, preferiscono, bruciano soprattutto i grassi, il cervello no. E perché non è capace il cervello? Non è che il cervello non sia capace, è che per bruciare i grassi è una cosa un pochettino più complicata perché c'è di mezzo l'acqua sempre. In questo caso l'acqua è un po' un handicap perché i grassi non stanno bene nell'acqua, ma è anche il motivo per cui probabilmente all'origine della vita questi grassi, mettendosi insieme, hanno creato quello che è stato possibile come input della vita, che è la cellula. Allora, l'altra funzione, grande funzione degli acidi grassi è da fungere da materiale per le membrane cellulari, l'abbiamo già detto. Un'altra funzione ancora è quella di avere una caratteristica fondamentale.
Ed è questa, sentitemi bene, magari vi vorrei lasciarvi solo questo messaggio, poi dimenticate tutto il resto che non fa niente, ma ricordatevi la memoria proattiva, perché quando avete il paziente davanti queste cose dovrebbero un po' saltare fuori. Allora, gli acidi grassi sono i precursori, specialmente tre acidi grassi, l'acido arachidonico, l'IOMO gamma linolenico e l'acido l'EPA. Sono i precursori di una serie di sostanze importantissime che sono gli eicosanoidi. E anche qui di nuovo, uno può dire, a me cosa me ne frega degli eicosanoidi? Ma quando si parla di infiammazione, si parla di eicosanoidi. Gli eicosanoidi sono una famiglia di sostanze molto, molto, molto importanti, di cui fanno parte le prostaglandine, le prostacicline, i trombossani, gli leucotrieni e gli otocoidi. Sono parolacce. Sono sicuramente parolacce, ma ogni volta che noi inneschiamo un processo infiammatorio, inneschiamo queste sostanze. E queste sostanze sono quelle che faranno progredire la infiammazione e poi la faranno risolvere. Ecco perché poi sarà importante capire quali sono. Già abbiamo detto che ci sono tre acidi importantissimi: eicosapentaenoico, l'EPA, l'acido arachidonico. E il IOMO gamma linolenico, che lì purtroppo non viene preso in considerazione, ma pazienza, ne viene preso in considerazione il gamma linolenico, che potrebbe comunque servirci lo stesso per capire qualcosa di più dell'importanza di questi acidi grassi. Allora, sentite bene, ogni volta che c'è un qualsiasi agente esterno, che sia un virus, un batterio, uno stress, un agente inquinante, qualsiasi cosa, che impatta su di noi, succede un qualcosa. A parte le cose che ci ha detto il professore prima, succede che c'è un enzima, una carriola, che si chiama fosfolipasi A2, che parte, e sapete dove va? Entra nella membrana cellulare. E sapete cosa fa? Prende gli acidi grassi che trova e li riporta fuori dal citosol. Capite che la carriola prende quello che c'è, non è che si inventa le cose, prende quello che trova nel citosolo, nella membrana e lo porta nel citosolo. Ora, voi capite bene che da quello che trova dipende quello che succederà con il nostro processo infiammatorio. E questo perché? Perché mentre l'acido arachidonico produce una serie di eicosanoidi proinfiammatori, pro-aggregazione piastrinica, pro-vasocostrizione, ci sono altri acidi grassi, come l'eicosapentaenoico e l'IOMO gamma linolenico, che producono invece molecole antinfiammatorie, antiaggreganti piastriniche, antivasocostrizione. Quindi capite che, anzi, nello stesso momento partono tutte e due queste vie. E voi sapete com'è che funziona il cortisone? Avete mai dato il cortisone a qualcuno? Sapete come funziona? Chi se lo ricorda? Bravo, ho visto che tu mi hai seguito molto bene, anzi, blocca la fosfolipasi A2, ok? E gli antidolorifici che prendiamo, com'è che funzionano? Voi sapete che questa via questi eicosanoidi hanno degli enzimi fondamentali, a parte la fosfolipasi che va a prendere gli acidi grassi, ma ci sono una serie di enzimi fondamentali che si chiamano le COX e le LOX. Le COX sono di due tipi, quelle funzionalmente, costituzionalmente espresse, quelle che invece vengono espresse solo in caso di infiammazione. La COX funzionalmente espressa, costituzionalmente espressa, è quella che per esempio produce sempre il muco gastroresistente. Ok? Ma che quando noi andiamo a bloccarla dando un antinfiammatorio non fa più produrre il muco gastroresistente, per cui ci viene la gastrite. Ok? È bello conoscere queste cose qua, perché se poi arrivi lì dal tuo paziente, gli dai l'antinfiammatorio, non sai perché glielo dai e poi lo sanno le chigabi, la fai venire il doppio. Mi seguite? Allora, se l'acido arachidonico
è soprattutto, abbiamo detto, un acido grasso che provoca e continua a perpetuare l'infiammazione perché l'acido rachidonico è quello che segue più di tutti gli altri la via delle Cox. E la via delle Cox è quella che provoca prostaglandine proinfiammatorie, prostaglandine che favoriscono l'aggregazione delle piastrine, prostaglandine che sono vasocostrittrici. Se invece viene seguita anche un'altra via che è quella delle LOX, noi arriviamo a produrre degli otocoidi particolari come la resolvina, come la neuroprotettina, che sono delle molecole che dicono basta infiammazione. Lo capite perché noi diamo gli anti-COX e non diamo gli anti-LOX? Diamo gli anti-COX perché se dessimo degli anti-LOX saremmo dei deficienti, ok? Ma è anche vero che se tu dai soltanto degli anti-LOX agli anti-COX a casaccio, crei danni, effetti collaterali importantissimi. E siccome il nostro compito dovrebbe essere quello, come medicina regolatoria e funzionale, di dare delle sostanze, di consigliare dei percorsi di vita che non diano gli effetti collaterali importanti che danno i farmaci soliti, non che non si debbano dare, se uno muore di dolore, certo che gli diamo qualcosa per il dolore, ma voler curare una patologia infiammatoria, una patologia cronica, come viene chiamata cronica, sapete perché? Perché uno continuerà a venire da noi e portarci i soldi, perché non siamo capaci di risolvere il suo problema. Ma una malattia cronica, tu non devi trattarla solo con antidolorifico e antinfiammatorio, devi dargli le possibilità di modificare quella pagina 10, perché è lì che c'è il problema. È lì che c'è, secondo me, la capacità di agire veramente sulle vite dei nostri pazienti. E io credo di avervi detto perché alcune considerazioni ancora. Scusate, non c'è una logica, ma non voglio neanche averla, anche perché dobbiamo imparare, non dobbiamo farci belle lezioni che poi non ci servono a niente. Pietro? Tra 10 minuti poi facciamo un collegamento. Dopo il collegamento, tu adesso parli ancora 10 minuti, poi facciamo un collegamento e poi ti ridiamo la parola. Sì, ma basta. Non è mica obbligatorio. No, è perché abbiamo un collegamento. Voi avete sentito, per esempio, che a volte, non adesso, ancora un po' presto, ma verso la primavera, certi giornali che si spacciano per salutisti o comunque per dare consigli a, specialmente alle donne che devono andare in spiaggia e avere un bikini di quelli stringatissimi, dicono prendete un omega 3 che vi fa dimagrire. L'avete mai detto? Non sapete perché? Dicono, cioè uno si mangia il grasso e dimagrisce, cioè dice questo qua è scemo. Il motivo c'è. L'omega 3 è un acido grasso insaturo. Essendo insaturo, poliinsaturo, sapete che ha una sua particolare conformazione, ormai lo sapete, come vi ho detto prima, lo sapete. Dentro le cellule ci sono dei recettori, si chiamano PPARs, PPARs alfa, che quando arriva un acido grasso poliinsaturo come un omega 3, dà l'indicazione perché si attivi un sistema trascrizionale tale per cui arriva il messaggio lipolisi. È meraviglioso, ragazzi. Cioè, un acido grasso che c'è scritto lì, voi dite, ma che non me ne frega, è addirittura agisce come un ormone. Quindi è vero, questi qua non hanno detto una fesseria, se tu ti mangi dei buoni acidi grassi, inneschi la lipolisi e quindi dimagrisci. Ma è vero anche il contrario, ragazze. Se voi mangiate acidi grassi saturi, questa volta non sono più i PPARs alfa, sono i PPARs gamma, che leggendo quello che sta arrivando, innescano un altro tipo di procedimento. Stop alla lipolisi, liposintesi, stocchiamo. Quindi capite come l'acido grasso può avere una funzione totalmente diversa, totalmente opposta. Allora, io non so se vi ho detto qualcosa di sensato sugli acidi grassi, ma capite perché quella pagina lì è fondamentale, che non è messa lì a caso. Perché io quando l'ho aperta ho detto ma vuoi vedere che poi mi sono sentito veramente handicappato che non sono riuscito a leggerlo come avrei voluto, perché secondo me comunque quando avremo imparato quella sarà una pagina fondamentale per il test.
quando fai questo tipo di trattamento per gli acidi grassi, se tu hai il PFAS che è mutato, per cui non è più in grado di svolgere quella funzione, cosa succede? Cioè, non funziona e basta, oppure diventa, anziché innescare la lipolisi? Allora, ti rispondo non rispondendoti. Perché bisognerebbe andare a conoscere il PIPA, dargli la mano e chiedergli perché non funziona. Voglio fare un discorso a monte. Voi non vi siete mai chiesto perché gli antidepressivi che vengono dati a quintalate non funzionano quasi mai? Ci diceva sempre l'amico là dell'infiammazione a Bologna che sapete come fa la vitamina C ad agire sul macrofago? Spegnendolo. Agisce attraverso un recettore GABA. Lo sapete cos'è il recettore GABA? Il recettore GABA è un recettore che c'è sulla parete dei neuroni, ma non solo dei neuroni, di tutte le cellule. È un canale a cloro. In presenza di vitamina B6 e di magnesio, fa entrare il cloro dentro la cellula. Sapete cosa serve il cloro dentro la cellula? Serve a creare il potenziale elettrolitico, il potenziale elettrico, cioè la differenza di potenziale fra l'interno della cellula e l'esterno. Se uno ha un potenziale di meno 70 millivolt, come dovrebbe essere, c'è il terremoto, dice orco, c'è il terremoto. Se uno ha un potenziale transmembranale di meno 50 o meno 40, se lei fa cadere in terra la penna, io salto per aria. Questo GABA, come tutti i recettori di membranali, hanno una loro conformazione, devono muoversi, ricevono, si spostano, si muovono e fanno entrare e viceversa fanno uscire. Conoscete bene la pompa sodio-potassio, senza quella noi moriremmo. Cosa fa la pompa sodio-potassio? È una proteina transmembranale che prende tre molecole di sodio dall'interno della cellula, lo porta fuori e porta dentro due molecole di potassio. Portando fuori più ioni all'esterno e meno all'interno, andiamo a creare un potenziale negativo all'interno. Perché questa pompa funzioni, deve muoversi. Come sono gli acidi grassi trans e saturi? Vi ricordate? Sono così. Come fa a muoversi una proteina lì dentro? Come sono i polinsaturi? Sono tutti storti. Per cui le forze di non solo gli acidi grassi polinsaturi sono tutti storti e quindi favoriscono la famosa fluidità, ecco perché era importante sapere la temperatura di fusione, ma c'è anche un'altra molecola che è fondamentale per garantire questa fluidità di membrana, e sapete qual è? È il colesterolo. Il colesterolo non è una molecola lineare con gli acidi grassi, sono degli anelli, è molto rigido il colesterolo, però è anche grosso. Dopo, se voi mettete una molecola di colesterolo tra gli acidi grassi della membrana, questa va a distanziare gli altri acidi grassi. Se gli acidi grassi si distanziano, spariscono le forze di Van der Waal e la membrana diventa subito più malleabile. Adesso si dà. Avete notato che chi prende statina a iosa è depresso? Avete capito perché uno è depresso se prende le statine? Perché è una parete talmente rigida, senza più il colesterolo, per cui tutti i recettori di membrana non riescono più a muoversi. Sono cose, secondo me, che quando noi affrontiamo il nostro paziente, se le abbiamo presenti, riusciamo a tirar fuori qualcosa da questa fase. Io vorrei che poi ci fosse tutte le volte che ci troviamo, io ce l'ho su con la pagina 10, ma magari lui ce l'ha su con la pagina 3, il prof con la 4, tu con la 5, tu con la 7, perché solo così riusciremo a tirarci fuori qualcosa di buono. Altrimenti, ragazzi, e poi mi taccio, è un giocattolo che fa perdere un sacco di tempo. E poi va a finire che se noi non riusciamo a tirarci fuori veramente tutto quello che può tirar fuori in maniera scientifica, rischiamo di sminuirlo. Ecco, e non solo diminuire lui, ma diminuire specialmente noi. Il buon Orozco, io vorrei, quando parlo una volta, poterlo interrompere, perché è bello fare i bei discorsi, sai, che però poi devi venire giù da fico, ok?
Non la medicina quantistica è bella per voi, ma quando noi siamo in ambulatorio non dobbiamo chiacchierare, dobbiamo cercare di... Perché poi tu fai riferimento al paziente. E quindi se noi facciamo le cose male... 8, 9, 10 marzo, formazione medicina quantistica e epigenetica. Mi piacerebbe che ci fossi anche tu. Con Carlo Sorosco, Carlo Spaggiari e la nutrizione. 8, 9, 10 marzo. Bene, grazie. Dopo gli diamo la parola perché è una cosa che penso che vi sta facendo venire l'appetito. Ausiana. Ma questo cosa significa? Allora, supponiamo che questo sia il serbatoio della, della nostra macchina e noi vogliamo andare a Roma. Però facciamo gli esami e viene fuori che, per esempio, la Lucia di prima è qui siamo a 80, cioè lei ha dentro 80 litri nel suo serbatoio. Io sono qua a 5 litri. Il medico guarda i miei esami e i suoi dice: benissimo, voi siete a posto, state benone, siete nel range, tutto bene signora, tutto bene Pietro, tutto bene un corno, perché magari la Lucia starà anche bene perché è qui e può andare a Roma, io che sono qua non ci vado a Roma, quindi gli esami da sangue non sono una cosa così, vanno anche quelli letti e interpretati. Io non so questo report cosa ci potrà dire, potrà dirci per esempio che dei metalli tossici la Lucia è qui, ma è comunque sempre dentro, un certo range, o potrà dirci che non so, abbiamo delle carenze quando siamo qui vicini, lo iodio di prima, senza essere fuori, chi lo sa? Dobbiamo ancora scoprirlo. Non è così semplice come può sembrare. Secondo me dobbiamo cercare ancora di andare avanti e capirci ancora un po' di più. Poi voglio dire ancora due cosette, allora, visto che ho questa possibilità. Allora, voglio parlare un secondo solo perché poi tornerà utile per la famosa pagina 10, sì, che per trasformare gli acidi grassi saturi, e no, prima vi parlo di un'altra cosa, ci sono due acidi grassi che vorrei che voi vi ricordaste che esistono quando usciamo di qua. Il palmitico, purtroppo qui non esce, il palmitico ormai ne parlano tutti. Adesso se vedete anche tutte le confezioni, li hanno obbligati a scrivere che non c'è l'acido palmitico, sapete perché? Però ce ne frega noi dell'acido palmitico. Se quello che non esce, se ce lo segni, io lo chiedo e vediamo se ce lo metti. Sì, poi alla volta bisogna provarci. Ma l'acido palmitico è un acido grasso saturo. E perché lo mettono dappertutto? Perché distruggono un po' di foreste tropicali e l'olio di palma lo trovano dappertutto. Ma l'acido palmitico, quando è superiore a un certo tasso nel nostro organismo, è da solo, scrivetelo, pro-infiammatorio, pro-depressione, pro-cancro, pro-malattie cardiovascolari, perché lui va a scatenare l'NFKB, e quindi è potentissimo pro-infiammatorio. E continuiamo a parlare di infiammazione comunque. Poi vi parlo di un altro acido, dannosissimo, e anche questo non c'è purtroppo, è l'acido elaidico. Acido? Elaidico. L'acido elaidico è un acido grasso trans. Vi ricordate come sono gli acidi grassi trans? Come sono? Sono come i saturi, sono quelli dritti, quelli che rendono la parete molto rigida. Questi acidi grassi qua, l'elaidico, sono tantissimi che ce li hanno troppo elevati e da soli questi qua vi fanno una diagnosi enorme. Perché? Perché l'acido grasso elaidico trans è come il palmitico, anche peggio. Sempre pro-infiammatorio, pro-cancro, pro-depressione, pro-malattie cardiovascolari. E questo qua, sapete come fa a formarsi? Noi prendiamo il nostro acido oleico. Chi è il più grande produttore di acido oleico al mondo? Quello c'è nel nostro report. Acido oleico, non... Sapete chi è il più grande produttore? Italiani, no? Sì, hai ragione. Però io volevo dire che il nostro fegato siamo noi. Ah. L'olio di oliva non ha niente di buono, credetemi. Lo produciamo noi. Non abbiamo bisogno di prendere l'olio di oliva. Quello che è buono è l'olio di oliva, se è buono,
se no è ricco di acidi trans e saturi, se è veramente buono è ricco di polifenoli e di terpeni. E se no, cari, non c'è nessuna cosa buona nell'olio di oliva. Ma l'olio di oliva, se tu lo usi a fare le patatine fritte, per esempio qualsiasi altro fritto, lo surriscaldi, il 30%, forse il 40%, viene trasformato in acido elaidico, che è un acido trans, l'acido oleico nell'olio di oliva è un monoinsaturo, quindi è un po' storto. A livello 9, del carbonio 9, c'è un doppio legame, per cui diventa storto. Ma quando viene riscaldato si trasforma in acido grasso elaidico, che è trans, che è rigidissimo. E questo qua è veramente un veleno totale. Quindi le nostre mamme che usano l'olio d'oliva per fare delle buone fritture, dei buoni piatti, avvelenano tutta la famiglia. E l'acido grasso trans, quando c'è, ragazzi, è difficilissimo da portare via, non è che lo porti via in una settimana. Ci vogliono 3, 4, 5, 6 mesi per tirarlo fuori dalla parete cellulare. Quindi è veramente una cosa seria. E il danno non lo vedi quando tu mangi le patatine, non è che la settimana dopo ti viene la depressione o l'infarto o il cancro. Naturalmente le cose vanno per le lunghe. E qual è quello migliore allora? Scusa, che con la cottura nessuno, ha un minore impatto. Non c'è nessun olio migliore nella cottura. È per questo che il fritto fa male. Non è perché qualcuno ci ha detto che friggere, è perché avvengono queste trasformazioni che sono micidiali. Solo che nessuno, adesso magari se mangiassi le patatine di fritto, adesso gli hanno obbligati a scrivere anche la presenza di acido elaidico, ma ce n'è tantissimo, un sacchettino di patatine fritte contiene dei grammi di acido elaidico, è un veleno assoluto, d'accordo? Assolutamente, se non è di buona fattura, sì. Sì, caro, assolutamente. Ma queste ormai sono cose risapute, consolidate e... Uno sta anche attento a questo discorso, quanto tenere il punto di fuoco, qual è l'olio che tiene Certo, ma tu quando l'olio lo usi per friggere, sulla fiamma lo porti minimo 200 gradi, minimo, se no non friggi niente. E quindi vai a creare questo problema qua. Quindi vi ho parlato di questi due acidi perché voglio che vi ricordiate, perché sono veramente molto 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 importanti. Voglio dirvi un'altra cosa però. Cos'è che trasforma l'acido grasso saturo in acido grasso insaturo? Sono degli enzimi che noi abbiamo nel nostro corpo. Lasciamo che ne abbiamo pochi, moriamo che ne abbiamo pochi, però quando siamo adulti ce ne abbiamo tutti tanti. Questi enzimi si chiamano elongasi. Delta 5, delta 6, desaturasi. E voi vi direte anche lì che me ne frega a me. E invece è importantissimo, che perché poi ci permette di capire quella famosa pagina 10. Allora, questi enzimi qua cosa fanno? Prendono gli acidi grassi saturi e li trasformano in acidi grassi insaturi. Ma questi enzimi qua sono legati a problematiche importanti nel nostro organismo, nel senso che vengono meno in condizioni particolari, dallo stress, nell'età, nell'ipertiroidismo, nell'obesità, nel fumo, nel diabete, cioè tutte queste patologie riducono la presenza di questi enzimi. Quindi noi andiamo in questo caso a rigidificare le nostre pareti, i nostri membrane cellulari. Torniamo di nuovo sempre a quell'aspetto. Membrana cellulare rigida vuol dire incapacità di comunicare i metalli pesanti della nucleo. Devono entrare e uscire dalle cellule, devono essere eliminati. Se tu non hai una parete cellulare elastica, fluida, tu non riuscirai mai a buttare fuori i tuoi veleni. Quindi la priorità è sì mangiare le cose buone, ma è che tu abbia e che tu ti preoccupi di avere una membrana cellulare fluida. Ok, Lucia? E la membrana cellulare fluida perché è importante? Abbiamo parlato di un altro acido grasso prima, che era il docosaesanoico. Avete mai visto uno? Ah, quello lì è un po' lento. È lento perché il docosaesanoico è l'acido grasso principale che è presente nei nostri neuroni. E se tu non ne hai abbastanza, puoi prendere tutti gli antidepressivi che vuoi, che sarai sempre depresso. Non è presente solo nei neuroni, è presente anche negli spermatozoi. Anche se manca il sangue.
Il sangue è per un altro discorso, ci arriviamo magari. Membrana. Ci arriviamo, negli spermatozoi, con tutta la problematica legata all'infertilità. Ma guardate ragazzi, che io vi ripeto di centinaia di lipidomi che ho fatto, questo acido qua, pochissimi ce l'hanno a posto, quasi nessuno. Però ci raccontano che non devi mandare neanche il salmone adesso, che devi mandare il biologico. Il biologico è una bufala, ricordatevi adesso. Cioè non è neanche pensare, anche perché non esiste, anche perché non bisogna neanche, cioè bisogna dare dei consigli che siano sostenibili, perché altrimenti non ce la facciamo più. Ma è anche vero che ci sono anche degli alimenti naturali che contengono gli omega 3, perché dai frutti di bosco al melone alla lattuga, anche questi qua contengono gli omega 3, ok, alle noci, quelle buone. Allora vi stavo dicendo che il docoso da noi è fondamentale, perché è presente nelle membrane dei neuroni, nelle membrane degli spermatozoi e nella membrana di chi, Giorgio? Nella membrana di chi soprattutto? Che c'è il docoso da noi? Il mitocondrio è fondamentale. E lo sapete perché gli uccelli volano e noi no? Sono le ali. Perché sono ricchi di questo probabilmente deduciamo. Perché hanno 20, 30, 50, 100 volte più mitocondri di noi, certo. E producono molta più energia, se non saremmo capaci anche noi probabilmente a farla le mani in fretta. E come fanno a girare a destra e a sinistra? Hanno i semafori. Tutti insieme, come fanno? Chi lo sa? Alzi la mano chi lo sa? I fisici lo sanno. Chi lo sa? Come va? È un discorso di risonanza frequenziale, sempre. Da che parte? Hanno un metallo, di ferro, e quindi, che si attiva, si chiama attivazione microcircolatoria simultanea. Bene. Vi dico le ultime cosette, secondo me, prima di andare a mangiare. Voi sapete cos'è l'indice omega 3? Sì. No. Oppure fa riferimento sempre a quella famosa torta della pagina 10. L'indice omega 3 è considerato da quasi tutti l'indice più attendibile nella previsione della malattia cardiovascolare e della morte improvvisa, ictus, infarto e compagnia bella. Più della proteina C reattiva, più del colesterolo, più dei trigliceridi assolutamente. Eppure, ragazzi, lì non si riesce a capire da quel record che ci portano, come indice, però ti dà un'idea di come muoversi per riuscire a capire come potrebbe essere questo indice omega 3. L'indice omega 3 è il rapporto fra gli omega 3, che sono, vi ricordate? Chi è che si ricorda che sono gli omega 3? È il precursore. La fregatura è che il precursore degli omega 3 noi non lo produciamo, dobbiamo per forza assumerlo dall'esterno. Allora, il precursore è l'alfa linolenico, e i due altri acidi grassi che attraverso le elongasi e le desaturasi noi produciamo sono l'eicosapentaenoico e il docosaesanoico. Ok? L'indice omega 3 è il rapporto fra questi tre acidi grassi e tutti gli altri acidi che abbiamo nella membrana. Questo acido grasso è fondamentale, questo rapporto è fondamentale, e io ho visto nei centinaia di lipidometri che ho fatte che 1 su 100 ha questo indice a posto. 1 su 100. Ma sappiate che questo ha un peso importantissimo sulla nostra salute, presente e soprattutto su quella futura. Poi vi parlo di un altro indice che è fondamentale per capire sempre quella famosa pagina 10, ed è il rapporto acido arachidonico EPA. L'acido arachidonico è il maestro della guerra, è quello che infiamma, è quello che produce eicosanoidi pro-infiammatori. L'EPA, l'eicosapentaenoico, è quello che smorza l'infiammazione. Il rapporto fra questi due è semplicemente un rapporto fondamentale per la vita. Sappiate che i giapponesi hanno 2-3, gli eschimesi idem. Noi in Italia siamo ormai verso 15-20, io ho avuto gente con 70, vivevano con il cortisone, ma avevano 70 di rapporto acido arachidonico EPA.
non li ricaviamo da questo report, ma ci dà un'idea di come potrebbero essere i valori per riuscire a capire, per riuscire a dire cosa faccio con il mio paziente. E poi di cosa vi volevo parlare anche per finire? Ah, perché anche questo viene fuori lì. Allora, c'è un altro rapporto fondamentale, che lì non ce lo danno, però possiamo immaginare, che è il rapporto fra il precursore degli omega 6. Vi ricordate quali sono gli omega 6? Gli omega 6 sono il linoico, che è il precursore che dobbiamo per forza assumere noi perché non siamo capaci di produrlo. Sono il gamma linolenico, il diomo gamma linolenico e l'arachidonico. Ok? Mentre però l'arachidonico che produciamo noi viene anche assunto con i cibi, è quello dove ci siamo fregati. Perché una delle fregature della nostra società, del nostro vivere oggi, è che noi abbiamo un'alimentazione, tutti quanti, troppo ricca in acido arachidonico. L'acido arachidonico non lo porta via nessuno, dobbiamo essere noi che non lo introduciamo più in eccesso. Ma torniamo al discorso che volevo farvi all'inizio. Allora, il precursore degli omega 6, l'inoico, viene trasformato negli altri omega 6, cioè il diomo gamma linolenico e il gamma linolenico. Nel report viene segnalato il gamma linolenico soltanto. Il rapporto fra la presenza di gamma di precursore e di diomo gamma linolenico sta a dirci quanti enzimi nel nostro corpo abbiamo attivi, cioè il gamma le elongasi e le desaturasi. Questo ci dà un indice del nostro stato di non solo di salute, ma di vecchiaia del metabolismo. È chiaro il concetto? Sono cose che sembrano secondarie, sembrano banali, ma sono quelle che poi, se tu riesci a capirle da un esame, da un report, da qualcosa, ti permettono di essere veramente incisivo nella salute delle persone. E queste, guardate, che a volte veramente, se non riusciamo a dare delle indicazioni di base giuste, i nostri pazienti ci ringrazieranno. Ma dovremmo avercele chiare queste cose. Secondo me è bello, l'abbiamo capito anche dal collegamento con la collega danese, è bello, però va a finire che alla fine uno resta lì. E invece ci sono, secondo me, delle finestre che possiamo aprire con questo report, che sono importantissime, che potrebbero darci veramente un aiuto fondamentale per scoprire verso quale strada andare. Perché l'infiammazione è il vero problema. L'infiammazione. Ora, se l'infiammazione ha sempre quella stessa via, ha sempre quelle stesse vie, non cambia. Dobbiamo solo cercare di fare in modo che possiamo ridurla. Se la comunicazione fra le cellule è fondamentale, altrimenti il farmaco, l'integrazione o la depurazione non funzionano. Perché sapete dove vengono fatte tutte queste operazioni di allungamento e di desaturazione degli acidi grassi, di smaltimento delle tossine? In quale organo? Tutto avviene nel fegato, per cui dobbiamo cercare di capire che a un certo punto, se noi diamo dei consigli buoni dal punto di vista generale, anche il fegato ne ha un beneficio. Quindi andiamo attraverso il particolare, attraverso il generale, arriviamo anche al particolare. È come il discorso che penso tutti voi conosciate, no? Della leaky gut. E del fatto che si dice che il cervello è collegato con l'intestino. Quanti lo dicono? Ma vi siete mai chiesti il perché? Beh, tutti dicono il cervello è collegato con l'intestino. Eh sì, cosa vuol dire? Perché poi noi non le capiamo le cose, non serve a niente dirle. Lo dicono tutti, il cervello e l'intestino sono collegati. Sì, lo capite? Come? Allora, proviamo a fare un esempio, se ci riesco, se no magari vado a dire un po' più. Allora, per qualsiasi motivo, uno ha un problema infiammatorio a livello intestinale. E questo non sto a dirvi perché, ve li potete immaginare quanti sono. Si crea una problematica che viene chiamata leaky gut. Allora, cosa succede nella leaky gut? Che attraverso questi pori eccessivi a livello intestinale arrivano le cellule del Kupfer. Vi ricordate dove sono? Sono le prime cellule che si incontrano quando si va a trovare il fegato. Fanno parte del sistema immunitario, diciamo così, del nostro organismo. Queste cellule capiscono che arriva qualcosa che non va bene e si mettono in allarme. Discorso infiammatorio che dicevamo le altre volte.
e mandano messaggi al fegato e dicono guarda che qui ci sono dei nemici che stanno arrivando. Il fegato, l'epatocrita subito obbedisce, smette di produrre albumina e globulina come dovrebbe fare di solito e altre cose, e produce che cosa? Interleuchina 6, TNA-alfa, proteina C reattiva. Cioè sono tutte citochine infiammatorie. Queste dove vanno? Vanno in circolo. Dove vanno a finire poi? Vanno a finire al cervello. Perché il cervello fa parte del nostro organismo. Al cervello cosa succede? Per esempio succede che il triptofano, che normalmente verrebbe trasformato in altre sostanze, smette di seguire quella via e viene trasformato in altre cose che si chiamano calicreine. E le calicreine sapete cosa sono? Proteine infiammatorie. Quindi se uno ha da una parte proteine infiammatorie, quindi tu acceleri l'infiammazione anche a livello cerebrale, dall'altra parte blocchi la via che attraverso la S-adenosil metionina, che ti dice qualcosa Giorgio? Se c'è S-adenosil metionina, allora il triptofano viene trasformato in serotonina e poi melatonina. Capite perché il cervello è collegato all'intestino? Questo il paziente che viene da te, te lo dice spesso, non digerisco bene, non dormo bene, non riesco a concentrarmi, e quindi, allora Giorgio, il discorso è che, torno a dirti, sono sicuro, e lo rifarei, che ho acquistato una trappola che mi può aiutare nel mio lavoro, sono sicuro, attraverso personaggi come il professore, speriamo di capirci sempre qualcosa di più di ste fisica quantistica del cavolo, che capisci e poi non capisci più, vibri e poi non vibri più, poi vai in risonanza, poi vai in dissonanza, poi non capisci più un H. Però bisogna che ci impegniamo a fare in modo che questo record qua, questo modo di fare, questo approccio al paziente, capisco che non è una diagnosi, ma tu poi la devi fare la diagnosi, tu non puoi dire guarda che le faccio un test che però non è diagnostico, è così? No, tu devi farlo la diagnosi, è appunto, noi abbiamo questa responsabilità, quando dobbiamo cercare di fare in modo che quelle notizie che sono lì dentro, noi le possiamo usare per fare qualcosa per cui siamo stati interpellati in quel momento. E vi ringrazio di cuore di avermi ascoltato, veramente grazie. No, grazie.